Stiamo vicini con l'affetto e la solidarietà a tutta la famiglia che sta vivendo questo profondo dolore, a Maurizio, alla mamma e a tutti i familiari, perché non si sentano più soli. La solitudine per la perdita di persone care, a motivo di morte umanamente inspiegabile e amara come il fiele nella bocca. Parole forti quelle pronunciate dal vescovo della diocesi di Patti, Monsignor Guglielmo Giombanco, nel corso della sua omelia al funerale di Mariolina e Alessandra, mamma e figlia 14enne che sono state trovate morte impiccate nel loro casolare di campagna in territorio di Santo Stefano di Camastra. Un gesto che deve far riflettere, su cui tutti siamo chiamati a reagire se si vuole dare una nuova linfa per una società migliore. Facce tristi, tutti presi dallo sconforto, una storia tremenda che non può essere dimenticata in fretta, anche perché per giungere ad un gesto così estremo qualcosa non ha funzionato nel fare perdere il controllo della situazione. Un'intera comunità che è rimasta sotto shock si è stretta attorno ai familiari in questo momento di dolore, trovandosi a vivere un momento così drammatico. Una tragedia impossibile da accettare. Tante le persone assiepate nel piazzale della Chiesa Madre San Nicolò di Bari, con una nutrita rappresentanza di compagni di scuola di Alessandra che hanno voluto tributare il loro ultimo saluto, e proprio a loro Sua Eccellenza il Vescovo si è rivolto. Mi rivolgo a voi, cari ragazzi, ai compagni di Alessandra, ai giovani, a voi dico di amare la vita, anche quando essa presenta difficoltà. Sono le esperienze forti che fanno crescere. Coltivate sogni sani nei vostri cuori e tendete ad alte vere. Fuggite le scelte mediocri. Si cresce non da soli, si matura in modo pieno quando sappiamo vivere la vita insieme agli altri, quando la riscopriamo come noi, tanto per noi quanto per gli altri, senza mai dimenticare che c'è sempre qualcuno che ha bisogno di te, del dono del tuo tempo, della tua vicinanza.